Signori miei, siamo qui con Alien. Stiamo proseguendo la nostra, chiamiamola crociata di salvezza. Non lo so, di sopravvivenza più che altro. E torce al plasma necessaria. Queste sono tutte zone in cui torneremo perché sono sicuramente sbloccabili con potenziamenti o con diversi attrezzi che per il momento non possediamo. Che palle quella bagaglia lì. Prendi ascensore per la Sixon Communication, quindi questa è la via. È la via? Se devo andare di là preferirei dare un occhio alle navette. Prendi l'ascensore per la Sixon Communication. E me lo dà di là. Proviamo a prendere una navetta, dai ragazzi. Al massimo ci sbraneranno, che vi devo dire. Merda. Ah no, sono qui. Ok, questa dice. Qua ci sono delle abitazioni. Engineer Deck, è la sala macchine. No, no, andiamo qua. Proviamo. Può andare? Veramente, signori, io ve li taglierò, quindi voi non avrete l'idea precisa della durata, ma vi garantisco che i caricamenti tra una zona e l'altra sono. Veramente esagerati. Sono sincero, per il momento colla, basta. Per il momento keep out, va bene. Ci sono alcuni difettucci un po' fastidiosi. A parte, ok, il discorso, i personaggi secondari sembrano un po' dei fantocci. Prendi su questo cacciavite lo pianti nella pancia 1, eh. Niente. A parte quello, i filmati laggano. Ok, qui non ci posso andare, quindi porca puttana, siamo tagliati fuori. Ed era lì che dovevo andare. No. Sì, i filmati laggano in una maniera indescrivibile. Poi ci sono questi rallentamenti in game che, ok, non sono la fine del mondo, però sono piuttosto fastidiosi. Io comunque sono venuto qui e ci sono venuto per nulla. Che palle. E rieccoci. Mamma mia. Quindi, facciamo una cosa, dato che abbiamo appurato che ci vogliono 2 giorni per fare il minimo spostamento. Andiamo diretti al nostro obiettivo. Se in teoria il nostro. Dai, Cristo santo, ste porte. Se uno ha fretta veramente. Ecco, questi sono dei bei rallentamenti. Quella là. Pazzita quella lì? Qua è chiuso. Quella è fuori. C'è roba qua. Un sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Eh sì. Trovo una cellula dati per riparare il sintonizzatore. Ok. Dai, prendi la roba. Ok. Ascoltami bene. Devi andartene ora. Prendere Claire, il gatto e correre a casa. Dobbiamo trovare un posto sicuro. Munizioni e revolver. Oh, merda! Cazzo! Cazzo! Non riuscirai
ricordo come si chiama, quello che ha un odore strano. Via, 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 via. Aveva qualcosa nel cappotto, forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. Non parlare con nessuno, non dire dove stai andando. Ti raggiungo appena posso. Sì, ma porca puttana, cioè sono lì che mi ascolto la roba, mi prendo degli oggetti, mi devi rompere i coglioni. Ma state venendo qui? Merda! Merda, merda, merda! Corri, 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 Cristo! Ancora una sega quella tipa qua. Nasconditi, nasconditi qua. Dentro, dentro, dentro. Cazzo. Ma proprio qui devi venire? Credo si trovassero qui. Ma stiamo scherzando? Attenzione alle ombre. Ecco, questa non è una cosa che mi è piaciuta tanto, eh. Sono andati ormai. Ok. Cioè, falli venire fino qui, però... si è fermato davanti all'armadietto. Che cazzo fai? Credo fossero qui e non lo apri. Porca vacca, devo anche curarmi ormai perché... vacca puttana. La stazione sembra un cimitero, eh? Oddio. Alla Sixon Communication mi serve quel bagaglio lì per aprire. Che non sia... piano superiore questo. Che piano è? Sembra più che sia... sì, devo andare di sopra. Dobbiamo dormire un po'. Limite raggiunto. Ecco, questa cosa non mi piace. Non mi piace limite raggiunto. Che fa? Ci sono anche le teca. Che ci servono più scorte. Armi, cibo, ovunque ne troviamo. Non è facile fare gameplay di questo gioco perché... che si rischia di... incappare, soprattutto per uno che non l'ha mai giocato, incappare un attimo in situazioni... non siamo... ma vaffanculo, vai a fanculo. Beh, va bene. Non ho idea di come poter andare là sopra. Cioè, tre salvataggi? Salvataggio precedente... addirittura tieni memoria... perché se tu magari fai una salvata di merda, ti tieni in memoria anche il salvataggio prima. Magari era da intuirsi. Comunque, da quando abbiamo trovato il piede di porco, abbiamo di default questo. Cioè l'attacco in mischia. Un attacco corpo a corpo. Corpo a corpo, sì, con un oggetto contundente. Comunque, noi dobbiamo assolutamente raggiungere il piano superiore di questa zona, che è protetto da un sacco di sti merdoni. È un grosso problema perché indipendentemente penso dal livello di difficoltà loro mi vedono. C'è molta luce. Questo già... questo addirittura già era incazzato perché ha visto la porta aprirsi. E quindi dobbiamo trovare la maniera di farci largo tra questi reietti della società. Vedo, signori, ho provato ad attirarli, però non so se vengono. Sì, merda.
facciamo un giro, fai il giro. Dentro. Così almeno. Ma vaffanculo! Ma dai! Mio Dio, l'intelligenza artificiale, veramente? Dov'è finita, cazzo? Laggiù! C'è qualcuno! Ma sono scemi! Cioè, questi sono solo capaci di shottare, via. Intelligenza artificiale di un comodino. Io devo passare. Non vedetemi. Prova a dargli un colpetto. Non posso dentro il tunnel. Guarda che schifo. State lì, eh. State lì, mi raccomando. Tristezza. Sì, e mo? Boh. Shottato. Niente, signori, ricominciamo da qui. Io intanto vi saluto e vi rimando al prossimo video. Cerco di vedere quella zona qui, come riuscire, e poi troveremo un modo per fare gameplay diversi. Magari concentreremo un gameplay più lungo nei 15 minuti, quindi con più tagli e balle varie. L'unico problema è che io, non conoscendo il gioco, potrei rischiare di non registrare delle parti belle da vedere. Comunque lo valuteremo insieme. Adesso intanto do un occhio da solo e poi vediamo, ok? Ci sentiamo sul canale e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti.